Quindi a questo punto cediamo la parola all'organizzatore, il presidente dell'associazione turistica, Paolo Bruno. Buonasera a tutti. Parliamo di grande ciclismo questa sera. Sapete che quando si parla di grande ciclismo, che porta col suo eroismo, con le sue imprese, porta dietro, racconta sempre storie di amicizia, storie di passione e storie di entusiasmo. Io vorrei soffermarmi un attimo su questa amicizia, perché è proprio dall'amicizia che è nata l'idea di costruire questo Giro d'Italia Donne. Un'amicizia con Claudio Chiappucci. Mi ricordo che durante una cena, in occasione del Galà della Castagna d'Oro, Claudio mi disse: perché dopo aver ospitato 3 volte il Giro d'Italia, una volta il Tour de France, non candidi Prato Nevoso all'arrivo di una tappa del Giro d'Italia Donne? E mi mise immediatamente in contatto con il direttore generale del Giro, Giuseppe Rivolta. Detto fatto, sono iniziati subito i contatti. Il discorso della pandemia, ahimè, ancora in corso, ha ritardato un attimo il concretizzarsi dell'evento sportivo, però siamo riusciti a definire questa fantastica 2 giorni in provincia di Cuneo, permettendo così alla regione Piemonte, al nostro Piemonte, di fare un'annata davvero straordinaria da questo punto di vista, che a maggio la partenza del Giro d'Italia degli uomini è a luglio la partenza del Giro d'Italia Donne nel cuore del Cuneese.